Godiamoci la vittoria perché è una vittoria importante, giocata bene e sono contento perché i ragazzi si meritavano questa vittoria per come lavorano in settimana e perché sono ragazzi veramente eccezionali, quindi godiamoci la vittoria. Abbiamo giocato bene, si è rivista, cosa che secondo me in qualche partita avevamo un po' allentato, si è rivista una forte pressione sui principi di gioco su cui lavoriamo e quindi sono contento. Perfetta no, perché abbiamo fatto degli errori, l'espulsione e altri errori, secondo me, però, ripeto, è una squadra che può migliorare, è una squadra che deve migliorare e sono convinto che possiamo far bene e sono convinto che possiamo migliorare, quindi. Per riassumere, sono contento della prestazione perché è stata una prestazione eccezionale, però ci sono tanti aspetti in cui si può lavorare e si deve lavorare. Non è stata un pre-gara tranquillo perché avevamo bisogno della vittoria e quando devi vincere per forza purtroppo non è sempre così e quindi c'è stata molta pressione per questa partita. Ci sono dei momenti in una stagione, ma anche nella vita in generale, in cui devi tirar fuori gli attributi e devi far vedere qualcosa, altrimenti poi il tempo passa e le occasioni vanno e i ragazzi sono stati bravi a sfruttare questa occasione. Credo che abbiamo fatto un altro piccolo passo avanti, però credo che la strada è ancora lunga, è ancora difficile perché anche oggi giocavamo contro una squadra che seppur giù in classifica, una squadra forte, secondo me, che è allenata bene, che ha fatto delle ultime quattro partite, se non sbaglio, due vittorie e due pareggi. Insomma, è un campionato difficile, quindi è un altro piccolo passo, però credo che dobbiamo rimanere concentrati e continuare così. Pensavuti, Lorenzo si era arrabbiato, scontento, è giusto che sia scontento, perché se un giocatore quando esce è contento non può giocare a calcio, quindi è giusto che sia scontento. E con Bombaggi non ho parlato, ma Bombaggi era in diffida, quindi se non l'avesse presa oggi, magari l'avrebbe preso in un'altra occasione. Quindi peccato che salterà la prossima partita, però ci sta, era in diffida, quindi o la prossima, un'altra l'avrebbe saltata. Quindi cioè, andiamo avanti tranquilli. Oggi i ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, probabilmente non sono stato bravo nel toccare le corde giuste. Dopo 26 minuti eravamo sotto di due gol e la loro veemenza ci ha messo in difficoltà e ripeto, probabilmente, sicuramente sono stato io l'artefice di questa sconfitta, me ne assumo le responsabilità, probabilmente non ho toccato le corde giuste per i ragazzi hanno fatto il massimo delle loro possibilità, adesso dobbiamo ricaricare, ritorniamo a casa, ci lecchiamo le ferite e ci prepareremo per questa sfida importante di mercoledì. Ecco perché mi assumo io le responsabilità, perché i ragazzi non hanno colpa, probabilmente oggi, ripeto, non ho toccato le corde giuste dei ragazzi, la partita ci sta, abbiamo trovato una buonissima squadra dall'altra parte che è stata molto aggressiva e noi non siamo riusciti a contrapporre alla loro veemenza. Non vado alla ricerca di alibi, sicuramente stiamo giocando ogni 3 giorni e veniamo da una serie di risultati positivi, quindi l'entusiasmo ce l'avevamo, ripeto, probabilmente non abbiamo messo quella determinazione che magari un allenatore deve cercare di tirare da questi ragazzi e sicuramente hanno fatto una prestazione al di sotto delle nostre possibilità.